un red e un film a colori, spiega Lualdi. Andrò ad onorare Amundsen, immolatosi al soccorso dell'aeronave Italia. Egli ha parlato al circolo milanese della stampa davanti al padre, maestro Lualdi, e alla madre, alla signora Cicci, che si è dovuta costruire una psicologia da moglie di esploratore. C'è la giornalista americana Clark e c'è anche tutta Milano, il conte Bonacossa, il poeta Eugenio Montale, Clara Calamai, la Adani col marito Visconti di Modrone, il generale Leone e Luigi Cimara. A nome di tutti gli auguri di Fra Caroli, il saluto dell'ingegnere Ambrosini, che ha ideato e costruito l'apparecchio con cui Lualdi farà il salto dell'Europa. Sorvolerà le Svalbard, punterà sul polo. A Passignano, sul Trasimeno, facciamo la prima conoscenza dell'aereo. Ala a V, motore da 130 cavalli, carrello misto con ruote e sci, 23 ore di autonomia. Prende il nome dal falco polare, il Gir Falco. Avrà un posto per Lualdi, pilota, uno per l'operatore dell'Incom, lo spazio per i viveri e per una piccola tenda, e anche quello invisibile per la buona fortuna.